Prego. Grazie Presidente. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'omosessualità è una variante naturale della sessualità umana, signor Sottosegretario. Questo significa che le persone omosessuali, le persone che chiamiamo convenzionalmente facenti parte della comunità LGBTQI, sono persone come le altre. Sono persone che hanno diritto di vivere una vita libera e dignitosa, di avere un progetto di vita, di essere riconosciuti per il proprio progetto di vita. Purtroppo non è così in molte parti del mondo. Come sappiamo, le persone omosessuali, bisessuali e trans sono spesso fatte oggetto di discriminazione, talvolta soltanto culturale. Diciamo così, anche se ovviamente questa non è meno grave perché si traduce in una serie di, spesso di comportamenti che fanno soffrire sin dall'adolescenza persone che non hanno nessuna colpa se non quella di essere nati appunto con una variante naturale della propria sessualità, un po' come se si fosse nati con i capelli rossi o con gli occhi azzurri, insomma. Ma in molti altri paesi, quindi in alcuni paesi è soltanto, diciamo così, culturale. Io, ahimè, voglio ricomprendere talvolta anche il nostro. Purtroppo, anche quando si penserebbe di aver raggiunto risultati importanti come quelli che sono stati raggiunti nella scorsa legislatura, quando questo Parlamento ha approvato la storica legge sulle unioni civili, una legge che ha riconosciuto nel nostro paese la quasi pienezza di diritti alle coppie omosessuali, perché ricordiamo che esistono ancora delle aree che non sono coperte nel nostro paese, in particolare mi riferisco a quello che è il tema della filiazione, quindi il tema delle adozioni che sono rimaste fuori da quella legislazione e che necessitano di essere coperte al più presto. Però dicevo, nonostante questi risultati, anche nel nostro paese basterebbe, mi viene facile dirle, signor Sottosegretario, che basta leggere i giornali, anzi talvolta le prime pagine dei giornali, talvolta soltanto i principali titoli di alcuni giornali, per capire che c'è ancora moltissimo lavoro da fare. Qualcuno dice che se aumentano i gay non c'è da stare allegri. Poi vorrei anche rassicurare, anche il governo tramite lei, che non c'è nessun aumento di omosessuali. Tra l'altro io penso che la cosa potrebbe essere anche celebrata, ma insomma non c'è nessun aumento omosessuale, gli omosessuali ci sono sempre stati nella medesima quantità. Diciamo che quando si raggiunge un livello di civiltà nella legislazione, questo comporta che le persone omosessuali che non sono immediatamente riconoscibili si sentono più libere di essere se stesse e quindi di riconoscere appunto la propria condizione, il proprio status con maggiore tranquillità e lo fanno non come dice qualcuno per ostentare la loro sessualità, ma lo fanno per vivere, perché quello che taluno chiama ostentazione, noi la chiamiamo vita. Però, sebbene appunto in alcuni molti paesi, diciamo soprattutto nel mondo occidentale, si sono raggiunte tappe di così importante diciamo civiltà giuridica, esistono molti paesi dove la situazione invece è drammatica. Sappiamo che esistono paesi dove i comportamenti, diciamo, le relazioni omosessuali vengono e le persone ritenute a torto o a ragione omosessuali sono perseguitate. In alcuni paesi esiste addirittura la pena di morte per il solo fatto, ripeto, di esistere. Quindi lo stigma che tuttora permane purtroppo nella stragrande maggioranza del mondo talvolta si traduce anche in atti di vera e propria violenza, cosa che naturalmente io credo, immagino, sono sicuro, tutta l'Aula, come dire, sarebbe d'accordo nel dire che dobbiamo quindi opporci a questo tipo di fenomeni, però è vero che di tanto in tanto ci sono delle vere e proprie emergenze che scoppiano e io ho voluto interpellare attraverso di lei, signor Sottosegretario, il Governo, in particolare in riferimento a una di queste emergenze, che è quella che si sta verificando in Cecenia. La Cecenia è una repubblica caucasica che è parte della Federazione Russa, quindi è parte integrante diciamo, della federazione con capitale Mosca e presidente Vladimir Vladimirovich Putin.
ma in realtà governata da un dittatore sanguinario ferocissimo che si chiama Ramzan Kadyrov, il quale ha detto cose, voglio citare perché per comprendere la dimensione del fatto converrà dire, converrà ascoltare le parole, farle risuonare in quest'aula le parole di Kadyrov, che ha detto che non esistono persone omosessuali in Cecenia, ma ha detto che se tali persone esistessero, le forze dell'ordine non dovrebbero preoccuparsi di loro, dal momento che ci penserebbero gli stessi familiari a spedirli da dove non possono più tornare. Il suo ministro dell'informazione, che si chiama Jambulat Umarov, ha naturalmente liquidato come falsa la notizia che vi siano dei veri e propri pogrom nei confronti della comunità omosessuale cecena, dicendo queste alate parole: non seminate, ovviamente cito, non seminate i semi della sodomia nella benedetta terra del Caucaso, non cresceranno come nella pervertita Europa, lasciate in pace la Repubblica Cecena. E ancora un altro portavoce di Karimov, che si chiama, di Kadyrov, che si chiama Alvi Karimov, ha detto che si tratta appunto di bugie e di disinformazioni, insistendo appunto che non c'è una comunità omosessuale, non ci sono persone omosessuali in Cecenia, misteriosamente non ce ne sarebbero, anche la statistica diciamo viene sfidata, e dice non si possono detenere e perseguitare persone che semplicemente non esistono qui da noi, infatti appunto se anche ci fossero sostanzialmente sapremmo come liberarcene, probabilmente appunto come si è detto prima anche, sarebbero le stesse famiglie. Questi fenomeni si sono già verificati nel 2017, sollevando un'importante reazione internazionale. In particolare voglio segnalare l'opera meritoria di un'associazione LGBT che si chiama LGBT Network, che è veramente andata a salvare proprio fisicamente queste persone, a portarle fuori dalla Cecenia e a portarle in Russia, dove magari avremo il tempo di dirlo, neanche se la passano benissimo, anzi se la passano piuttosto male. Ma la stessa Unione Europea e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa si sono date da fare. In particolare voglio citare le parole di Maja Kocsancsik, che è la portavoce del Servizio Esterno dell'Unione Europea, che appunto ha detto che quello che si sta verificando adesso appunto è un vero e proprio pogrom. Ci sono almeno 40 persone LGBT che sono state detenute da agenti delle forze locali dell'ordine, dice la Kocsancsik, imprigionate e torturate. I rapporti indicano che almeno due delle persone sarebbero morte a causa di queste torture. Sono gravi violazioni dei diritti umani, si aggiungono alla lunga lista di quelle promosse a livello statale in Cecenia, perché le violazioni dei diritti umani non riguardano, ahimè, solo la comunità LGBT. All'interno dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione d'Europa, 15 paesi, ma purtroppo non l'Italia, hanno chiesto di attivare il cosiddetto meccanismo di Vienna, cioè di porre delle questioni, delle domande precise al governo russo. Questi paesi sono il Canada, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Islanda, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Norvegia, la Svezia, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Appunto, questo meccanismo di Vienna prevede che siano poste queste questioni. La rappresentante lituana ha detto che Mosca ha risposto, ma senza entrare nel merito della vicenda, quindi questi paesi si sono dichiarati insoddisfatti, e con l'aggiunta ancora di un altro paese che è stato il Belgio, ma ripeto non l'Italia, hanno innestato un altro meccanismo che, ironia della sorte, si chiama meccanismo di Mosca, che prevede la formazione di una commissione di 3 persone, una delle quali può essere indicata dal governo russo per indagare sulla vicenda. Che cosa succede nella pratica? Quindi che cosa sappiamo? Cosa ci dice LGBT Network? Cosa ci dice anche Novaya Gazeta, che è il giornale, voglio ricordare, di Anna Politkovskaya, che di Cecenia tanto si occupò fino a perdere la vita per questo? Ci confermano che sostanzialmente quello che accade è che si individua una persona omosessuale e poi o col ricatto di rivelare il suo orientamento sessuale alla famiglia o con forme di tortura e di violenza sottraendo gli apparecchi di telefonia mobile e quindi guardando all'interno della
rubrica telefonica, si costringono queste persone sostanzialmente a fare i nomi di altre persone. Le torture sono terribili. C'è un bel servizio che ha fatto l'Espresso qualche tempo fa, una di queste torture si chiama la telefonata di Putin, è interessante il nome perché viene applicato un elettrodo ai lobi dell'orecchio della persona che viene torturata e vengono date scariche elettriche, vengono colpiti con tubi di gomma perché naturalmente fanno male ma lasciano pochi segni. E quindi si tratta di torture, appunto ci sono, vengono riportate notizie di campi di detenzione dove appunto queste persone vengono tradotte e portate via. Quindi una situazione veramente molto molto grave, della quale io ritengo valga la pena comunque di parlare, perché spesso i dittatori, quelli feroci, vivono del silenzio, del nostro silenzio, vivono dell'ignoranza del resto del mondo, quindi diciamo così, prendo questa occasione un po' perché voglio davvero sapere cosa ne pensa il governo, ma anche perché è giusto che dentro l'aula del Parlamento italiano si ricordi quello che sta succedendo in Cecenia e si ricordi che appunto persone che, ripeto, hanno soltanto la colpa, tra virgolette, di avere una caratteristica naturale diversa dalle altre possono per questo soffrire in modo così, così grave, ed è giusto quindi che una luce si accenda e che il mondo ascolti e che chi commette questi crimini sappia che stiamo guardando, che sappiamo che queste cose stanno succedendo, che non si illudano, che non ce ne siamo accorti. Però è chiaro che i governi hanno un ruolo importante. Io sono stato al governo e mi sono occupato di commercio estero, quindi capisco anche benissimo di quanto siano delicati gli equilibri, però penso che ci sono occasioni nelle quali è proprio doveroso prendere una posizione, e è doveroso farlo in questo caso nei confronti del governo della Repubblica Federativa Russa, del suo ministro degli esteri, dell'ambasciatore a Roma. Io credo che sarebbe importante che il governo si facesse sentire nelle sedi europee, anche se abbiamo visto che l'alto rappresentante Mogherini e il suo servizio stanno vigilando, però sarebbe bello che l'Italia si mettesse in prima linea, per esempio pensando a concedere dei visti per queste persone che fuggono sicuramente. Sappiamo che questo governo non è molto amico delle protezioni umanitarie che avete spazzato via, però proprio perché diciamo non vi state costruendo una grandissima reputazione, io voglio ricordare che la commissaria per i diritti umani Bachelet negli ultimi, soltanto pochi mesi fa, ha parlato di violenze e di discriminazione in Italia annunciando l'invio di una commissione o di un comitato, insomma di un gruppo di esperti, quindi l'Italia potrebbe, come dire, rafforzare la propria reputazione in questo settore, non soltanto appunto facendo accadere episodi come gravissimi come quello di Castelnuovo di Porto, dove ci sono persone che vengono appunto mandate via senza sapere dove vanno, oppure facendo dimenticare che il nostro ministro degli interni è sotto osservazione della magistratura che lo vuole processare per questioni che hanno a che fare con gravissime violazioni dei diritti umani. Allora forse il governo potrebbe prendere questa occasione al volo e fare qualcosa di costruttivo, insistere sul governo russo che questa situazione in Cecenia non va bene, che fare leggi contro, virgolette, la propaganda omosessuale, chiudo virgolette, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è veramente una specie di follia, perché poi in un certo senso legittima l'omofobia, perché alla fine il razzismo, l'omofobia, la discriminazione, quando vengono benedetti, tra virgolette, da chi ha il potere, da chi ha la possibilità di farsi ascoltare, sul cittadino comune, come dire, diventa un gioco da ragazzi pensare se lo dice il mio ministro degli interni, se lo dice il mio presidente del consiglio, perché non posso dirlo anch'io, no? C'è una responsabilità, secondo me, ancora più seria e più grave in capo a chi governa, di dare, tra virgolette, mi consenta un'espressione un po' antica, no? Di dare il buon esempio e di comportarsi bene nei confronti dell'altro da noi in tutte le circostanze, anche per spiegare ai nostri concittadini qual è il comportamento giusto da tenere. Allora, ecco, sottosegretario Merlo, se lei mi rassicurasse, mi dicesse che conosce questa vicenda, mi desse altri dettagli, mi dicesse nel concreto che cosa intende fare il governo italiano verso il governo della Federazione Russa, che è un governo che sicuramente è amico del vostro governo, è guardato con simpatia dalle forze di maggioranza. Ecco, utilizzate questa simpatia
più per concentrarvi su questo che su altre cose, che so, sulla comunicazione, cose di questo genere. Se mi rassicurasse, sottosegretario Merlo, le sarei molto grato a nome non soltanto della comunità LGBT, ma di tutti i nostri concittadini. Grazie. Il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Riccardo Antonio Merlo, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie, Presidente. La lotta contro ogni forma di discriminazione, anche in base all'orientamento sessuale,